Eccoci qua, amici di Pupia, in attesa della seconda edizione di Miss Trans Agroversano. Come vedete mi trovo con questi due splendidi ospiti, Stefania Zambrano, penso che molto conosciuta, lei è organizzatrice di Miss Trans Europa e lei invece è stata la vincitrice della seconda edizione di Miss Trans Europa, Alessia Finizio. Cosa significa per te un concorso trans? Allora, per me il concorso è più di un concorso, è una manifestazione per dare un grido a tante persone che noi in Italia, che facciamo parte dell'Europa, non abbiamo nessun diritto, non abbiamo diritto a niente, solo se sei una transoperata puoi prendere qualche diritto. Non abbiamo il diritto, non abbiamo una legge contro l'omofobia e la transofobia. Se andiamo in ospedale ci possono mettere nella stanza degli uomini e non è normale, solo qui in Italia si vedono queste cose. Poi, come ti stavo spiegando, è una manifestazione che potrebbe essere rivalità come potrebbe essere un gioco. Da parte nostra deve essere solo esclusivamente un gioco, perché se stiamo qui stiamo gridando i nostri diritti e far capire alle persone che ci vogliamo bene. Invece adesso voglio domandare una cosa a Alessia Finizio. Come avevo detto prima, lei è stata la prima classificata della seconda edizione di Miss Trans Europa. Cosa ha significato per te questa vittoria? È stata un'emozione bellissima, sono contentissima per come è andata e niente, comunque è una soddisfazione arrivare, diciamo, a un primo posto, anche perché ci sarà un anno ricco sempre ancora di più di emozioni e niente, sono contenta per come è andata. E invece quest'anno abbiamo, come ho detto prima, la seconda edizione di Miss Trans Agroversano, la ragazza che cederà la corona, Alessia Cinquegrana, a cui mando un forte bacio. Ah, la seconda eletta di Miss Trans Europa. La seconda eletta di Miss Trans Europa. Volevo chiedere a te, tra la prima e la seconda, la differenza per te che sei organizzatrice, cosa vuol dire? Dipende sempre come si prende una cosa. Se tu parti come un gioco e la vedi come un gioco, tanta differenza tra il primo posto e il secondo posto non c'è. È anche vero che comunque alla fine il primo posto è quello là che dà più significato alla cosa, no? Però nella vita bisogna ragionare tante volte con l'intelligenza, perché arrivare a un primo posto, sono tante le carte che uno si gioca, no? Miss vuol dire, Miss Trans Europa vuol dire la voce di tutti i trans, di farci capire noi chi siamo e trasmettere l'emozione alle persone. Questo vuol dire Miss, ricordiamoci questa cosa. Miss Trans Agroversano 2013, la numero 8, voglio ricordare che vi aspetto a tutti il 21 luglio alle ore 21 al Pala Partenope di Gloccarinaro. Mando ancora un forte bacio alla vincitrice dell'anno scorso, Alessia Cinquegrana, che sarà proprio lei ad incoronare la nuova Miss. Ovviamente oggi è stata molto impegnata, quindi non c'è fra di noi, però comunque la saluto. Non saranno soltanto loro i grandi ospiti d'onore, ma avremo tante sorprese e tanti ospiti d'onore, come Miss Trans Campania 2010 Sara Finizio, Mister Gay Fotogenia Tessitore Raffaele, a cui mando un forte bacio. E niente, vi aspetto numerosi il 21 luglio alle ore 21, Pala Partenope, Gloccarinaro. Un bacio.